Andrea Cavalot, otorino, primario del reparto di otorino-laringoiatria dell'ospedale di Moncalieri, diciamo dell'Asto Rino 5, perché è l'unico otorino presente sui tre ospedali. Ahimè, adesso direttore di dipartimento, e questa è una fonte di rogne in più. Questo argomento di cui parliamo adesso è una delle tante cose che mi hanno affascinato in questo lavoro. Una delle, nata un po' per caso, come tante cose nuove, un giorno mi è stato chiesto di occuparmi dei pazienti, che cambiavano sesso e mantenevano una voce maschile. Me l'ha chiesto, all'epoca ero alle Molinette, ma in università, me l'ha chiesto il mio direttore, gli ho chiesto una spiegazione, come si fa? Non ho la più pallida idea, ho detto che il problema l'avresti risolto tu, informati, documentati. E così è stato. Mi sono documentato, ho scoperto che esisteva questo intervento, inventato da un giapponese. Però era aggravato da un sacco di complicanze. Per cui, dopo averlo studiato, ho detto: ma proviamo a fare delle modifiche. Abbiamo fatto delle modifiche e a oggi credo di aver operato più di 500 pazienti, con un tasso di complicanze molto vicino allo zero. Giustamente era una richiesta assolutamente legittima, perché il professor Fontana, che era quello deputato agli interventi di cambio di sesso, mi diceva: io escono dalle mie mani delle bellissime ragazze, ma con una voce come la tua o come la mia. Quindi c'è un qualcosa che stride molto. Quindi bisogna fare qualcosa per modificare questa voce. Abbiamo iniziato, devo dire, siamo stati fortunati da subito, perché i risultati sono stati subito molto, molto incoraggianti. Ovviamente bisogna fare uno studio del paziente. Io non posso dire a un paziente: ti opero senza averlo visto, averlo studiato, aver guardato e filmato le sue corde vocali, sapere qual è la sua vita. Se fuma, se non fuma, se ha un abuso della voce per lavoro, perché molto spesso la richiesta mi viene fatta per i pazienti che hanno un'attività lavorativa che li mette a contatto col pubblico e quindi usano alle volte in maniera errata, la voce. Fatto quello, abbiamo allargato gli orizzonti, perché non esiste un solo intervento. Ne esistono diversi che vanno tarati sulla persona che ho davanti. Poi c'è questo tremendo problema del pomo, che è questo marchio che a noi maschietti abbiamo solitamente, che deve assolutamente sparire. La voce era uscita un'intervista interessante di una delle prime pazienti che ho operato sul secolo XIX, la può trovare sul mio sito anche. E mi aveva molto colpito, perché questa signora affermava che per lei era stato molto più importante il cambio della voce che non il cambio di sesso. Perché la voce è il tuo biglietto da visita, sei un negozio. Lei mi raccontava che quando era al mercato rionale, molto spesso si trovava ad affrontare situazioni imbarazzanti, e quella che imbarazzava maggiormente erano i bambini. Bambini che dicevano: mamma, ma quello lì è un uomo o una donna? Perché è una signora, ma parla come papà. E sicuramente questo è un problema presente. Voi mi avete chiesto quante strutture ci sono in Italia che lo fanno. Che sappia io, eravamo in tre. Uno è andato in pensione, l'altro anche, siamo rimasti solo noi. Siamo rimasti solo noi, e questo è il motivo per il quale abbiamo delle liste di attesa che sono assolutamente infinite. Ovviamente il Covid ci ha dato una grande mano, e i numeri sono cresciuti. Certo,
Certo, quando li facciamo, facciamo delle tornate dove operiamo 3-4 pazienti per volta, proprio per riuscire a smaltire queste liste d'attesa. Che bello che è quel cane. Questo motivo qua, è quello che crea sicuramente un po' di difficoltà, perché a me spiace dire a un paziente: guarda che devi aspettare 2 anni per fare questo intervento. Chi se lo può permettere lo può fare anche privatamente, ma non tutti se lo possono permettere. E quindi questo è il motivo per il quale abbiamo lavorato su degli interventi alternativi. Adesso alcuni li facciamo in anestesia locale, nell'ospedale di Carmagnola. È una chirurgia molto nuova, molto delicata, molto leggera. Bisogna avere ovviamente le capacità. Per fortuna un giovane ragazzo entusiasta che lavora con me, che si è dedicato molto a questo tipo di chirurgia. Quello che ci piace molto è sperimentare anche nuovi interventi. Ad esempio, sto aspettando che una mia paziente brasiliana, che è stata completamente rovinata in Brasile perché le hanno staccato le corde vocali a due lenzuola penzolanti. Noi abbiamo idea di un intervento risolutivo, però lei non ha ancora la residenza in Italia, quindi non lo posso fare in regime pubblico e ovviamente non le farò mai una roba del genere in regime privato senza avere la certezza di darle la garanzia del risultato. Ma riusciremo a farlo e probabilmente sarà un capitolo nuovo di questo tipo di chirurgia. Tutti pensano che con questo intervento io lavori sulle corde vocali. In realtà non le guardo neanche, non le vedo neanche le corde vocali. Io lavoro sui contenitori delle corde vocali, che sono delle cartilagini, cioè il pomo d'Adamo in realtà è l'espressione di una cartilagine che si chiama cartilagine tiroidea. Al di sotto c'è un'altra che si chiama cricoidea. In mezzo c'è questa membrana, una membrana che separa le due cartilagini, che era quella che originariamente il giapponese andava a sezionare. Quello che a me non piaceva è il fatto che sezionando questa cartilagine, questa membrana, ho un rischio di sanguinamento altissimo. Ho delle fughe d'aria per cui questi pazienti possono gonfiare come dei palloncini. Per cui la grande modifica che abbiamo intrapreso è stata quella di riuscire a riavvicinare la cartilagine senza tagliare questa membrana. La pieghiamo come una fisarmonica all'interno. Possiamo andare a ricontrollare a distanza di tempo come si posiziona. E questo è anche il motivo per il quale questo intervento, teoricamente, sottolineo 3 volte teoricamente, è reversibile. Se un paziente mi dice: non mi piace questa voce, mi fa schifo, voglio tornare indietro, voglio tornare come ero prima, io questo lo posso fare. In realtà non mi è mai successo, nessuno mi ha mai chiesto di tornare al punto di partenza, anzi, mi chiedono spesso di aumentare ancora un pochettino la frequenza. E per questo lo facciamo con degli interventi molto semplici, molto piccoli, in anestesia locale, con un fibroscopio flessibile che per via nasale, con una microtelecamera, mi permette di arrivare sulle corde vocali e fare tutto quello che ci serve. Quando è che possiamo fare questo intervento? Quando vogliamo. A differenza del cambio di sesso, dove è necessario obbligatoriamente una sentenza, quindi l'ok di un giudice, nel caso del nostro, il nostro intervento non serve assolutamente, proprio perché è reversibile. Se io cambio sesso, non è che cambio, poi ci ho ripensato, no, voglio tornare a essere maschio. O se sono una donna, voglio di nuovo il mio utero, le mie ovaie, quello no, ovviamente non è possibile. Nella voce io posso tornare indietro, o andando a cancellare completamente quello che ho fatto, oppure usando le tecniche inverse di una donna che diventa uomo, ne vedrò una oggi pomeriggio,
che ovviamente non vuole una voce acuta, vuole una voce molto più, più bassa, una tonalità più grave. E questo è decisamente molto più facile, anche se sono molto, molto più rare. Direi che il rapporto è di 90 M2F e 10 F2M. Quindi questo è un vantaggio perché pazienti che hanno delle attese molto lunghe per l'intervento di conversione e vogliono, hanno una fisicità, un aspetto assolutamente femminile, incominciamo dalla voce, incominciamo a mettere a posto questo, quindi posso farlo all'inizio di ogni percorso. L'importante è che abbiano già intrapreso una terapia ormonale, perché gli ormoni è vero che sulla voce non fanno assolutamente nulla, nel senso maschile verso femminile. Fanno molto, fanno tutto nel percorso inverso. Una donna che vuole diventare uomo deve assumere del testosterone, e il testosterone ovviamente aumenta la massa della corda vocale. Questo è il motivo per il quale mi è capitato qualche volta di fare questo intervento in donne, biologicamente donne, che però facendo delle attività sportive, sollevamento pesi, bodybuild, e quindi hanno usato di tutto, dal nandrolone al testosterone, ormoni maschili, e la voce è diventata ovviamente maschile. Allora, in questi casi ho dovuto intervenire con questo intervento che era indicato per una motivazione completamente diversa per far tornare la voce all'origine. Mi chiedevate se mi capita spesso di avere questi pazienti che mi dicono che sono nati con un corpo sbagliato, non tanto quello quanto con un vestito sbagliato. E come dei sarti, poco per volta, ognuno per la sua parte, cerchiamo di modificare questo vestito. Devo dire che ho conosciuto delle persone meravigliose in questo ambiente. Molto spesso io faccio fatica a far capire agli altri, soprattutto quelli che sono fuori da questo campo, perché faccio questi interventi. Ma tu non puoi fare un intervento del genere nel pubblico, usare delle risorse pubbliche per questo. In realtà, il più delle volte non è uno sfizio quello di cambiare voce, è un'esigenza perché queste persone sono andate col vestito sbagliato. Viene associato quasi sempre il transessualismo alla prostituzione, non è assolutamente vero. Io non so che macchina guidi lei, ma verosimilmente guida una macchina di una casa molto importante, della quale la Galleria del Vento è gestita da un ingegnere transessuale che era stanco di essere chiamato Barbara e non essere riconosciuto al telefono. Voglio parlare con Barbara, non voglio parlare con lei. Lei è un ingegnere. Pazienti che fanno attività con molta visibilità, un avvocato, un giudice, vanno veramente a coprire tutto il panorama possibile. Una paziente meravigliosa che ha adottato una bambina, di colore dopo essersi sposata, e l'avevo invitata una volta a un congresso che abbiamo organizzato a Torino a raccontare la sua storia. E lei aveva raccontato che in realtà la scelta era stata dettata da sua figlia. Cioè, mia figlia, che era bimba di colore, nella vita sicuramente avrà dei problemi per il colore della pelle, non voglio che li abbia anche per la voce della mamma. Ed è una mamma dolcissima. Raramente si vedono delle mamme così, così attente. Appunto, mi chiedevate, è passata nel servizio nazionale? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché, ad esempio, non è passato nel servizio nazionale
la chirurgia esclusiva sul modellamento del pomo, perché quella è una chirurgia puramente estetica. Ma nel corso di intervento, siccome l'incisione è la stessa, il campo chirurgico è lo stesso, non mi costa nulla fare anche questa parte. Perché? Perché è un LEA questo intervento, anche se non viene capito, soprattutto da certi rappresentanti politici, perché fare queste cose in ambito ospedaliero. Ho provato a spiegare che se io vado a fare una risonanza magnetica al cervello di questa splendida giornalista e al mio, abbiamo delle aree cerebrali che hanno delle dimensioni diverse. Ora, è dimostrato che l'80% dei pazienti transessuali hanno delle aree assolutamente delle dimensioni femminili. Se io vado a fare un esame che viene fatto in otorino e in neurologia, sono i potenziali evocati, uditivi, dove è il mio cervello che risponde a uno stimolo sonoro, ma non sono io, gli uomini hanno certe latenze, le donne hanno delle latenze più strette, i transessuali hanno delle latenze femminili. Quindi non è una perversione, non è una scelta, è una necessità. Poi se andiamo a esaminare la loro storia, alle spalle di queste persone ci sono delle tragedie umane, delle sofferenze umane. Io ricordo una paziente nata in un paesino del Foggiano, un paesino di 2000 abitanti, dice: io non potevo neanche nascondere, la mia famiglia mi rifiutava. Sono storie normali e frequentissime. Mi ha sorpreso e con estremo piacere vedere pazienti invece molto giovani, io non opero mai al di sotto dei 18 anni, però mi è capitato di operare di 18 anni seguiti da delle famiglie assolutamente meravigliose. Li accompagnano in tutto e per tutto, e quello è un supporto fondamentale. Se va sul mio sito www.cavalotti.it troverà un'intervista di una sua collega. Sì. Io sempre i miei pazienti di andarsi a leggere, perché dà delle informazioni fondamentali. Ad esempio, un'informazione indispensabile è che dopo l'intervento il paziente deve mantenere 8 giorni di silenzio assoluto. Io con questo intervento vado a mettere le corde vocali in una posizione innaturale, che è la mia nuova posizione, non devo sforzare, e le sue indicazioni sono assolutamente precise e perfette. Quindi andatevi a leggere questa intervista, avrete delle grandi informazioni e saprete cosa fare e cosa non fare. Non fumare, l'alimentazione è importante, se uno ha un reflusso lo deve correggere con la terapia e con abitudini di vita, e quello può essere veramente molto, molto, molto utile.